Ben ritrovati in nuova puntata di In Cronaca, l'appendice giornalistica a cura della nostra redazione. Oggi siamo con la dottoressa Loretta Colasuono, dirigente del commissariato di Cerignola, che vado a salutare e ringraziare per la sua presenza. Parleremo di donne a 360 gradi, parleremo anche di minori, dei ricatti che molto spesso avvengono via Facebook, anche l'ultima operazione proprio a cura del commissariato l'ha messo in evidenza. Iniziamo subito con il problema, con la tematica donne, sempre più spesso vittime di violenza, ne ha affrontati tanti di casi. Sì, ne ha affrontati tanti e continuiamo ad affrontarne. Solo che noto, nonostante i numerosi appelli, sempre e nonostante i fatti di cronaca, insomma, ci portano a ritenere di non sottovalutare qualsiasi comportamento aggressivo, vedo sempre, posso notare anche di un caso trattato recentemente, che c'è sempre quella volontà da parte delle donne di dare un'ultima chance, di dare ancora un'ultima chance. Certo, io tengo a precisare che non siamo lì per rovinare completamente una persona, cioè noi chiaramente consideriamo quale è la strada migliore da percorrere a seconda del comportamento dell'uomo, a seconda degli atti posti in essere. Però ecco, questa è una valutazione che le donne dovrebbero lasciare ad un ufficio di polizia e non decidere autonomamente. Io ho dovuto veramente fortemente lottare con una donna che aveva presentato un esposto nei confronti del suo ex compagno, e un esposto in cui sinceramente c'erano già gli estremi per una denuncia per atti persecutori. Io avevo proposto l'ammonimento, però lei si è ostinata a voler dare un'altra possibilità e invece poi il giorno dopo è ritornata con la volontà di almeno di fare un ammonimento. Quindi questo, con questo voglio dire che voglio invitare le donne ad affidarsi all'ufficio di polizia, cioè a lasciar fare a noi, decidere a noi qual è la strategia migliore da adottare a seconda dei casi. Ecco, dottoressa, in base alla sua esperienza, quanto è un problema culturale quello della violenza? No, io non... perché noi registriamo violenza nei confronti delle donne in tutte le fasce sociali, quindi non ritengo che sia... non può essere legato, non è legato all'estrazione sociale, bensì sicuramente è dovuto ai retaggi del passato, insomma a questa ancora... gli uomini non hanno ancora superato la parità, la differenza tra i sessi che esisteva anni fa, non considerano, ancora non arrivano a considerare la donna pari a loro, proprio perché per i retaggi del passato, no? Parliamo prima, diciamo, c'era il delitto d'onore, gli uomini ancora non hanno superato in tutte le fasce sociali, non hanno superato questo. Certo, bisogna continuare a parlarne, non stancarsi mai di parlarne e sperare che nei prossimi... ci vorrà ancora tempo, secondo me, ci vorrà ancora molto tempo. Però, come ho sempre detto, bisognerebbe incominciare a parlarne dalle scuole dell'infanzia, cioè proprio inculcare, soprattutto nei maschietti, la parità. Perché io lo vedo, lo vediamo tutti i giorni, che proprio c'è sempre una sorta di discriminazione da parte parlo proprio dei bambini, certo, dei maschietti, nei confronti delle compagne. Quindi bisogna lavorare quando si è piccoli, insomma, bisogna lavorare dall'età, anche dalla scuola dell'infanzia. Solo così insegnare il rispetto per far capire che si è uguali, che non c'è differenza. Soltanto allora si potrà, e ci vorrà ancora tempo, secondo me, ci vorrà ancora tempo. Ecco, dottoressa, lei prima faceva accenno all'ammonimento. Quali sono i passi per una donna, magari che in questo momento la sta ascoltando ed è vittima di violenza? Quali sono i passi da compiere? Allora, rivolgersi dove non esiste un centro antiviolenza, rivolgersi all'ufficio di polizia,
raccontare i fatti con veramente con serenità e senza aggiungere niente, perché insomma in quel caso noi siamo anche tutori dell'altra parte, perché chiaramente è facile che qualcuno venga lì a raccontare cose che magari peraltro non sono neanche riscontrabili e quindi insomma rovinare anche l'altra persona, perché è un potente mezzo nelle mani delle donne. Raccontare i fatti con serenità, e sarà l'ufficiale di polizia giudiziaria che riceverà la donna. Chiaramente nel caso del commissariato di Cerignola, confrontandosi con il dirigente, ha dato a consigliare la strada migliore. Certo, ai primi segnali potrebbe essere sufficiente un esposto, ma quando già ci troviamo di fronte a qualcosa di più concreto, secondo me la strada migliore è quella dell'ammonimento, perché con l'ammonimento poi dopo è tutto più facile anche per noi, perché tutti i fatti commessi successivamente all'ammonimento diventano procedibili d'ufficio. Quindi al di là di una denuncia della donna, se per esempio la volante fa un intervento su richiesta della donna, chiaramente consente di aprire un procedimento penale. Naturalmente l'ammonimento comunque nel 98% dei casi ha successo, non ha successo laddove, io dico, o ci troviamo di fronte a molto spesso, e questa cosa la voglio sottolineare, molto spesso c'è anche una patologia psichiatrica, non a voler difendere la persona che commette questi reati, però è chiaro che con l'ammonimento una persona normale viene avvertita delle conseguenze. Allora una persona normale capisce che sta oltrepassando il limite e la smette. E invece poi ci sono persone che comunque continuano imperterrite, perché chiaramente quando parlo di patologia psichiatrica può essere proprio quella, la paranoia, no? Cioè il fatto di pensare sempre a quella persona, sempre a quella persona, come abbiamo visto l'ultimo caso di cronaca. E questa cosa non deve essere sottovalutata. Mi è capitato di parlare con alcuni magistrati che ritengono che in alcuni casi bisogna procedere a perizia psichiatrica, perché io ritengo che certe persone possano essere curate, e quindi l'ultimo caso di cronaca ce lo insegna, perché alla fine lui ha ucciso la donna e poi si è tolto la vita, quindi qualche cosa c'era, che ormai insomma qualche cosa che non funzionava c'era, e magari si sarebbe potuto insomma salvare entrambi. Ecco, come evitare che poi si arrivi a queste situazioni? L'attenzione deve essere alta. Io infatti dico sempre, dobbiamo analizzare il fatto su più fronti. Molto spesso noi del commissariato facciamo comunque riferimento al centro di salute mentale, anche solo per un consulto, anche solo noi diamo indicazioni e loro seguono le nostre indicazioni, perché è chiaro, noi non siamo medici, però l'esperienza di tanti anni porta anche a far comprendere più velocemente quali potrebbero essere gli svolti. Anche nelle more di un provvedimento giudiziario possiamo muoverci in tal senso, o perlomeno per poter dire che abbiamo tentato tutto quello che era nelle nostre possibilità, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Bene, dottoressa, molto spesso le donne vengono anche fatte oggetto di attenzioni tramite i social network. L'ultimo caso lo ha affrontato proprio il commissariato. Vediamo, prima di parlarne, il servizio relativo alla vicenda di cronaca del 26 maggio scorso. Una semplice richiesta di amicizia su Facebook, trasformatasi in pochissimi giorni in un vero e proprio incubo per una giovane ragazza di Cerignola, costretta, pensate, a prostituirsi pur di consegnare denaro a suo aguzzino per evitare che lo stesso diffondesse, soprattutto al suo fidanzato, foto e video hard che aveva lo stesso inviato sotto ricatto. Una storia assurda ed ingarbugliata, risolta grazie all'intervento risoluto degli agenti del commissariato di polizia di Cerignola, che hanno arrestato l'uomo, un quarantenne originario di Monte Sant'Angelo ma residente nel comune Ofantino, a
accusato di estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione ed attualmente in carcere dopo la convalida del fermo da parte del GIP. Una storia che inizia un paio di mesi fa. La ragazza riceve con insistenza la richiesta di amicizia da parte dell'uomo sposato e padre, che si presenta come ragazzo immagine di noti locali notturni di Roma e millanta alla ragazza la possibilità di un inserimento in quel tipo di mondo lavorativo. Poco dopo lo stesso minaccia la ragazza di parlare al suo fidanzato della loro amicizia se non gli avesse inviato qualche foto filmato hard, cosa che la ragazza ingenuamente fa. Qui la trappola: l'uomo provvede a creare un altro account Facebook attraverso il quale si spaccia per investigatore privato richiedendo 3.000 euro per cancellare ogni traccia dei filmati dal circuito internet, ma se non avesse avuto la possibilità avrebbe potuto pagare a rate mediante vendita di oggetti preziosi o concedendo prestazioni sessuali allo stesso e finendo poi per prostituirsi in un garage appositamente affittato dall'uomo in centro storico. 7 gli incontri sessuali a pagamento attraverso contatti che avvenivano con la stessa, considerando che l'uomo aveva provveduto ad inserire il numero della povera vittima su un sito di incontri hard. Poi in campo un falso finanziere che ha convinto la donna di essere oggetto di una più ampia indagine sui filmati e che per farli sparire avrebbe dovuto avere rapporti sessuali a pagamento con lui e i suoi colleghi. Poi rientra in scena l'investigatore privato che chiede 300.000 euro per chiudere definitivamente la questione. A quel punto la ragazza, sentendosi braccata, si reca di notte in preda alla disperazione in commissariato. Gli agenti l'ascoltano, iniziano le indagini e riescono ad arrestare proprio in flagranza l'uomo durante un combinato appuntamento con la vittima. Ritrovano anche l'orologio capace di registrare gli incontri hard della donna. Ora gli agenti stanno verificando se altre ragazze possano essere finite nella rete dell'abile adescatore. Questa ragazza costretta addirittura a prostituirsi, costretta da quest'uomo che poi avete arrestato. Com'è stata scoperta questa terribile storia poi? E la ragazza si è rivolta a noi quando ha visto che non poteva più, più mettere in atto quello che le veniva richiesto. Certo, la ragazza adesso sta seguendo un percorso, insomma, di aiuto a livello psicologico, perché comunque è rimasta fortemente traumatizzata. Poi, nonostante tutte le cautele del caso, però, insomma, ha avuto problemi a livello... la famiglia no, le è rimasta molto vicina, però... il fidanzato che le tendeva a proteggere, cioè, è stata l'ha lasciata, quindi diciamo la stanno aiutando a livello psicologico, perché comunque ha avuto diverse conseguenze. Ora l'appello che avevo già fatto e che non mi stanco mai di ripetere è quello che va benissimo l'uso dei social network, però bisogna avere contatti esclusivamente con persone che si conoscono. E questo ci chiaramente mette tutti a riparo da eventuali aggressioni. E questo lo diciamo anche ai bambini, quando formano i gruppi per determinati giochi su internet. Ecco, che i gruppi siano composti solo ed esclusivamente da persone che conoscono, perché ultimamente i pedofili contattano i minori proprio in questo modo, inserendosi nei gruppi di gioco. Quindi questo è un appello che vorrei fare. I genitori devono controllare, devono farsi dire chi sono i componenti del gruppo costituito, no, per determinati giochi. Perché è un allarme dato dalla polizia postale che i pedofili ultimamente stanno contattando i minori in questo modo, inserendosi nei gruppi di gioco online, dei giochi online. Che ecco, ma come ripararsi per una donna da questi attacchi? Perché ovviamente si è dall'altra parte del monitor, quindi non si vede la persona effettiva. Allora, posto come... che diciamo l'anonimato non esiste su internet, anche se noi pensiamo che quella persona, anche chi si presenta con profili falsi, comunque è raggiungibile. Ecco, la donna può difendersi e quando capisce che c'è qualcosa che non va, interrompere i contatti e rivolgersi ad un ufficio di polizia. Di lì, se è già stato commesso un reato, si può risalire all'autore, perché comunque l'anonimato non esiste.
Ecco, tornando e approfondendo la questione dei minori, si parla tanto, soprattutto adesso, di cyberbullismo, c'è stata la legge, quanto è diffuso, soprattutto nel territorio di sua competenza, questo fenomeno purtroppo? Non riceviamo tante denunce, qualche segnalazione, ma niente di più. Certo, la tensione è alta ultimamente, si sono fatti proprio a Cerignola diversi convegni, non ci stanchiamo mai di parlarne. I genitori, chiaramente, più si va avanti e più i genitori sono capaci di controllare, cosa che magari 10 anni fa non poteva avvenire perché magari i genitori non erano abituati. Invece, siccome adesso i genitori stessi usano i social network, usano insomma, questi mezzi di comunicazione, quindi credo è con la, diciamo, con la costante informazione, con il fatto che costantemente vengono fatti convegni sul tema, credo che nelle varie scuole, nelle varie fasce, che poi bisogna lavorare molto sulle elementari e sulle scuole medie, insomma questa è la fascia d'età più pericolosa, e se i bambini comprendono cosa devono fare in questo periodo, credo che poi insomma con il tempo siano più protetti. Ecco. Ecco, dottoressa, verso la chiusura, il filo conduttore di questa puntata è stata anche la prevenzione, lei l'ha sottolineato in più casi, da quello delle donne, ai minori, ai ricatti che possono aversi anche tramite i social network, la prevenzione, quindi parlare nelle scuole. Sì, io credo molto in questo. Non bisogna mai stancarsi di parlare, cioè anche sulla violenza sulle donne, bisogna parlare non soltanto in concomitanza con la ricorrenza della celebrazione della festa della donna, bensì bisogna parlare tutto l'anno, perché comunque è un problema veramente che esiste e è fortemente sentito, e cerchiamo di combatterlo in tutti i modi, però bisogna parlarne tutto l'anno in modo da far capire alle donne che, perché tante volte io sento dire vabbè, ma solo uno schiaffo mi ha dato, solo, ma quello è il preludio a tutto il resto, quindi dobbiamo parlarne sempre, perché le donne devono capire che non devono subire, perché non subendo dal primo momento, ecco perché dico, rivolgersi ad un ufficio di polizia anche al primo schiaffo, certo noi non vogliamo subito, però possiamo, per la nostra esperienza, possiamo capire subito se è una cosa che andrà avanti o meno, quindi diciamo dare un segnale da subito, perché se la donna fa capire di non avere paura, chiaramente è già sulla buona strada per evitare conseguenze peggiori. Ecco, lei è alla guida del commissariato da alcuni anni, quanto la cittadinanza collabora? Lei lo ha in tutti i reati, ovviamente lei lo ha sottolineato, sì, tante volte. Non c'è la collaborazione che ho sempre auspicato, però c'è, gli iscritti anonimi arrivano, telefonate anonime meno ultimamente, anche se c'è stato un periodo in cui ne abbiamo ricevute di più, gli iscritti anonimi arrivano, e soprattutto da gente magari delusa di precedenti interventi o di come sono andate le cose in passato, ci sono. Io quello che dico sempre è che quando ci si chiede qualcosa in forma anonima, di non aspettarsi la risposta lo stesso giorno, perché chiaramente abbiamo bisogno di organizzarci a seconda di quello dell'attività che dobbiamo porre in essere, quindi ci vuole un po' di tempo, però chiaramente diamo sempre, io a tutti gli esposti anonimi comunque abbiamo dato sfogo, abbiamo fatto i nostri controlli e devo dire che nel 99% dei casi ci hanno portati anche a dei risultati consistenti. Ecco, un problema notevole, molto sentito, è quello della microcriminalità a Cerignola, comunque molti giovani rapinatori, molti giovani pusher. E questo è anche collegato a questa esigenza da parte, è un problema sociale, un fenomeno sociale. Ormai spesso ne parlo con i miei collaboratori, ci troviamo di fronte a situazioni veramente drammatiche, figli di 16 anni che picchiano i genitori da quando ne avevano 14.
14. Ma perché? Sempre perché alla base della loro vita c'è il dio denaro, perché alla fine questa violenza avviene non perché il ragazzo sia così semplicemente violento, ma perché vuole i soldi per comprare prima la moto, poi per uscire tutte le sere, per andare fuori tutte le sere, e poi per comprare la macchina. Insomma, questa è una realtà ed è una tragica realtà che stiamo vivendo tutti i giorni. Non nascondo che stiamo affrontando diversi casi e devo dire, delle volte il problema sono gli stessi genitori che non sono d'accordo anche sul da farsi nei confronti dei figli. Noi abbiamo avuto genitori che magari il papà voleva un nostro intervento incisivo e la madre no. Però chiaramente noi spendiamo veramente tanto del nostro tempo, perché io comprendo che non è facile per una mamma denunciare il proprio figlio. Però io tengo a sottolineare che quando, a parte il fatto che noi consigliamo la denuncia quando veramente i fatti sono gravi, perché insomma non è che vogliamo rovinare una famiglia o vogliamo che i genitori denuncino il loro figlio. Questo avviene quando ci sono i presupposti, chiamiamo direttamente il minore con i genitori, cerchiamo di fare questo tipo di attività, ma se i fatti sono più gravi si deve procedere alla denuncia. Questa iperprotezione da parte dei genitori non va bene, perché proteggere il proprio figlio significa anche denunciarlo per evitare che commetta reati più gravi, perché quando noi ci troviamo di fronte ad atti di violenza, parlo dell'ultimo caso, questo figlio che aveva già picchiato più volte la mamma e la sorella, e se le dovesse uccidere un giorno? Si è fatto il bene di questo ragazzo? Si è fatto il bene della famiglia? Si è fatto il bene dell'altra figlia? O di se stessi? Quindi non è una strada facile da percorrere, però non è la strada della felicità sicuramente, però dà sia serenità alla famiglia e in più consente di aiutare il minore, perché parliamo di minori, che per i quali comunque è prevista un'attenzione particolare anche nel momento in cui vengono arrestati, e c'è la possibilità appunto di fare un programma specifico e far sì che possano essere aiutati, e magari io credo insomma nella possibilità che possa cambiare, perché se non crediamo nella speranza che non possa cambiare un ragazzo di 16 anni, allora veramente siamo spacciati. E proprio con l'appello lanciato dalla dirigente del commissariato di Cerignola a credere nella possibilità ovviamente di recupero soprattutto dei minori e all'azione di prevenzione oltre che di repressione portata avanti dalle stesse forze di polizia, chiudiamo questa puntata di In Cronaca. Salutiamo ancora una volta e ringraziamo la dirigente del commissariato, la dottoressa Loreta Colasuonno. Grazie a voi per l'ascolto, alla prossima puntata di In Cronaca.